Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le parole che Gesù ci rivolge nel Vangelo di questa domenica sono parole esigenti e sembrano paradossali. Egli ci invita a porgere l'altra guancia e amare perfino i nemici. Ma è normale per noi amare quelli che ci amano ed essere amici di chi ci è amico. Eppure Gesù ci provoca, dicendo: se agite in questo modo, cosa fate di straordinario? Che cosa fate di straordinario? Ecco il punto su cui vorrei attirare oggi la vostra attenzione, su questo cosa fate di straordinario. Straordinario è ciò che va oltre i limiti del consueto, che supera le prassi abituali e i calcoli normali dettati dalla prudenza. In genere, noi cerchiamo invece di avere tutto abbastanza in ordine e sotto controllo, in modo che corrisponda alle nostre aspettative, alla nostra misura, diciamo, temendo di non ricevere il contraccambio o di sporci troppo e poi restare delusi. Preferiamo amare soltanto a chi ci ama, per evitare le delusioni, fare del bene solo a chi è buono con noi, essere generosi solo con chi può restituirci un favore, e a chi ci tratta male rispondiamo con la stessa moneta, così siamo tutti in equilibrio. Ma il Signore ci ammonisce: questo non basta. Noi diremmo: questo non è cristiano. Se restiamo nell'ordinario, nel bilanciamento tra dare e ricevere, le cose non cambiano. Se io dovessi seguire questa logica, non avremmo speranza di salvezza. Ma per la nostra fortuna, l'amore di Dio è sempre straordinario, va oltre i criteri abituali con cui noi umani viviamo le nostre relazioni. Le parole di Gesù allora ci sfidano. Mentre noi tentiamo di restare nell'ordinario dei ragionamenti utilitari, Lui ci chiede di aprirci allo straordinario di un amore gratuito. Mentre noi tentiamo sempre di pareggiare i conti, Cristo si stimola a vivere lo sbilanciamento dell'amore. Gesù non è un bravo ragioniere. No, sempre va allo sbilanciamento dell'amore. Non meravigliamoci di questo. Se Dio non si fosse sbilanciato, noi non saremmo mai stati salvati. È stato lo sbilanciamento della croce che ci ha salvato. Gesù non sarebbe venuto a cercarci mentre eravamo perduti e lontani. Non ci avrebbe amato fino alla fine. Non avrebbe abbracciato la croce per noi, che non meritavamo tutto questo e non potevamo dargli nulla in cambio. Come scrive l'Apostolo Paolo: a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, Dio ci ama mentre siamo peccatori, non perché siamo buoni o in grado di restituirgli qualcosa. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è un amore sempre in eccesso, sempre oltre i calcoli, sempre sproporzionato. E oggi chiede anche a noi di vivere questo modo, perché solo così lo testimonieremo davvero. Fratelli e sorelle, il Signore ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non misurare l'amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze. Ci invita a non rispondere al male con il male, a usare nel bene, a rischiare nel dono, anche se ci riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma i conflitti, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell'odio.
Allora possiamo chiederci, io, ognuno di noi, io, nella mia vita, seguo la logica del tornaconto o quella della gratuità, come Dio segue quella della gratuità? L'amore straordinario di Cristo non è facile, ma è possibile, perché Lui stesso ci aiuta donandoci lo Spirito Santo, il suo amore senza misura. Preghiamo la Madonna che, rispondendo a Dio il suo sì, senza calcoli, gli ha permesso di fare di lei il capolavoro della sua grazia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nel nostro itinerario di catechesi sulla passione di evangelizzare, oggi ripartiamo dalle parole di Gesù che abbiamo ascoltato. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate, dice il risorto, non a indottrinare, non a fare proseliti, no, ma a fare discepoli, cioè a dare a ognuno la possibilità di entrare in contatto con Gesù, di conoscerlo e amarlo liberamente. Andate battezzando. Battezzare significa immergere, e dunque, prima di indicare un'azione liturgica, esprime un'azione vitale. Immergere la propria vita nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Provare ogni giorno la gioia della presenza di Dio, che ci è vicino come Padre, come fratello, come Spirito, che agisce in noi, nel nostro stesso Spirito. Battezzare è immergersi nella Trinità. Quando Gesù dice ai Suoi discepoli, anche a noi, andate, non comunica solo una parola, no, comunica insieme lo Spirito Santo, perché è solo grazie a Lui, allo Spirito Santo, che si può ricevere la missione di Cristo e portarla avanti. Gli apostoli, infatti, restano chiusi nel cenacolo per timore finché giunge il giorno di Pentecoste e scende su di loro lo Spirito Santo. E in quel momento se ne va il timore e con la sua forza quei pescatori, per lo più illetterati, cambieranno il mondo. Ma se non sanno parlare, ma è la parola dello Spirito, la forza dello Spirito che li porta avanti per cambiare il mondo. L'annuncio del Vangelo, dunque, si realizza solo nella forza dello Spirito, che precede i missionari e prepara i cuori. È Lui il motore dell'evangelizzazione. Lo scopriamo negli Atti degli Apostoli, dove ad ogni pagina si vede che il protagonista dell'annuncio non è Pietro, Paolo, Stefano, Filippo, ma è lo Spirito Santo. Sempre negli Atti degli Apostoli si racconta un momento nevralgico degli inizi della Chiesa che può dire molto anche a noi. Allora, come oggi, insieme a consolazioni non mancavano tribolazioni. Momenti belli e momenti non tanto belli, Le gioie si accompagnavano alle preoccupazioni, ambedue le cose. Una in particolare, come comportarsi con i pagani che venivano alla fede, con quanti non appartenevano al popolo ebraico, per esempio, erano tenuti o no a osservare le precisioni della legge mosaica? Non era una questione da poco per quella gente. Si formano così due gruppi, tra cui riteneva l'osservanza della legge irrinunciabili e chi no. Per discernere, gli apostoli si riuniscono in quello che viene chiamato il Concilio di Gerusalemme, primo della storia. Come sciogliere il dilemma? Si sarebbe potuto cercare un buon compromesso tra tradizione e innovazione. Alcune norme si osservano e altre si traslasciano. Eppure gli apostoli non seguono questa sapienza umana di cercare un equilibrio diplomatico fra uno e l'altro. Non seguono questo, ma si adeguano all'opera dello Spirito che le aveva anticipate, discernendo sui pagani come su di loro. E dunque, togliendo quasi ogni obbligo legato alla legge, comunicano le decisioni finali prese. E scrivono così.
dallo Spirito Santo e da noi è uscita questo. Lo Spirito Santo con noi. Così agiscono gli apostoli sempre. Insieme, senza dividersi, nonostante avessero sensibilità e pareri diversi, si pongono in ascolto dello Spirito. Ed egli insegna una cosa valida anche oggi. Ogni tradizione religiosa è utile se agevola l'incontro con Gesù. Ogni tradizione religiosa è utile se agevola l'incontro con Gesù. Potremmo dire che la storica decisione del primo concilio, di cui beneficiamo anche noi, fu mossa da un principio, il principio dell'annunzio. Nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell'annunzio del Vangelo, non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente. Perciò ogni scelta, ogni uso, ogni struttura, ogni tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l'annuncio di Cristo. E quando si trovano divisioni nella Chiesa, per esempio divisioni ideologiche, questo io sono conservatore perché io sono progressista, ma dove c'è lo Spirito Santo? State attenti che l'Evangelio non è una idea, l'Evangelio non è una ideologia. L'Evangelio è un annuncio che tocca il cuore e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in una idea, in un'ideologia, sia di destra, sia di sinistra, sia di centro, tu stai facendo il Vangelo un partito politico, un'ideologia, un club di gente. Il Vangelo sempre ti dà questa libertà dello Spirito che agisce in te e ti porta avanti. E quanto ci vuole oggi prendere in mano la libertà del Vangelo e lasciarsi portare avanti dallo Spirito. Così lo Spirito fa luce sul cammino della Chiesa, sempre. Egli non è infatti solo la luce dei cuori, è la luce che orienta la Chiesa, fa chiarezza, aiuta a distinguere, aiuta a discernere. Per questo occorre invocarlo spesso, facciamolo anche oggi, all'inizio della Quaresima. Perché come Chiesa possiamo avere tempi e spazi ben definiti, comunità, istituti e movimenti ben organizzati, ma senza lo Spirito tutto resta senza anima. L'organizzazione non va, non basta, è lo Spirito che dà vita alla Chiesa. La Chiesa, se non prega lo Spirito e non lo invoca, si chiude in se stessa, in dibattiti sterili ed estenuanti, in polarizzazioni logoranti, mentre la fiamma della missione si spegne. È molto triste vedere la Chiesa come se fosse un Parlamento soltanto. Oh, la Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa è la comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo, ma mossi dallo Spirito Santo, non delle proprie ragioni. Sì, si usa la ragione, ma viene lo Spirito a illuminare e a muoverla. Lo Spirito ci fa uscire, ci spinge ad annunziare la fede per confermarci nella fede, ci spinge ad andare in missione per ritrovare chi siamo. Perciò l'Apostolo Paolo raccomanda così: non spegnete lo Spirito. Non spegnete lo Spirito, preghiamo spesso lo Spirito, invochiamolo, chiediamogli ogni giorno di accendere in noi la sua luce. Facciamolo prima di ogni incontro per diventare apostoli di Gesù con le persone che troveremo. Non spegnere lo Spirito nella comunità cristiana e anche dentro di ognuno di noi. Cari fratelli e sorelle, partiamo e ripartiamo come Chiesa dello Spirito Santo. È indubbiamente importante che nelle nostre programmazioni pastorali si parta dalle inchieste sociologiche, dalle analisi, dalla lista delle difficoltà, dall'elenco delle attese e anche delle lamentele. Questo si deve fare per toccare la realtà. Tuttavia, è assai più importante partire dalle esperienze dello Spirito. E questa è la vera partenza. E occorre quindi cercarle, elencarle, studiarle, interpretarle, sì,
è un principio fondamentale che nella vita spirituale è chiamato primato della consolazione sulla desolazione. Prima che c'è lo spirito che consola, rianima, illumina, muove, poi verrà anche la desolazione, la sofferenza, il buio, ma il principio per regolarsi nel buio è la luce dello spirito. Questo è il principio per regolarsi nelle cose che non si capiscono, nelle confusioni, anche in tanti bui, no? È importante. Proviamo a chiederci, ognuno di noi, se ci apriamo a questa luce dello Spirito, se le diamo spazio. Io invoco lo Spirito Santo, ognuno si risponde dentro. Quanti di noi preghiamo lo Spirito? Oh Padre, io prego la Madonna, prego i Santi, prego Gesù, ma delle volte prego il Padre nostro, prego il Padre e lo Spirito. Tu non preghi lo Spirito, che è quello che ti fa muovere il cuore, che ti porta avanti la consolazione, ti porta avanti la voglia di evangelizzare e fare missione. Vi lascio questa domanda. Io prego lo Spirito Santo? Mi lascio orientare da Lui, che mi invita a non chiudermi, ma a portare Gesù a testimoniare il primato della consolazione di Dio sulla desolazione del mondo? Che la Madonna, che ha capito questo bene, ci faccia capire questo. Grazie.